L'amore nell'arte. Raffaello e la fornarina. Lui è uno dei più grandi artisti del Rinascimento, conosciuto in tutto il mondo. Nato ad Urbino il giorno di Venerdì Santo del 1483. Figlio di un celebre pittore, Giovanni Santi, che lavorò alla corte dei Montefeltro. È allievo del Perugino e amico del Pinturicchio. Dopo aver compiuto viaggi tra Firenze e Siena, si trasferisce a Roma, dove realizzerà i suoi più grandi capolavori, per volere di Papa Giulio II e di Papa Leone X, due papi diversissimi che lo amarono con pari intensità. Lui è Raffaello Sanzio. Lei è Margherita Luti, una giovane di origine senese, talmente bella che appena Raffaello la vide ne rimase folgorato. Non a caso diventerà musa ispiratrice di alcuni dei suoi dipinti più celebri. Figlia di un fornaio di Trastevere, il soprannome deriva proprio dal mestiere del padre. Lei è la fornarina. Insieme, secondo la leggenda, ebbero una tra le più appassionate storie d'amore di tutti i tempi. Raffaello amava le donne e indulgere nei piaceri amorosi. Sappiamo dalle sue biografie che era un gran libertino, dedito alla promiscuità e alla ricerca smisurata dei piaceri della carne. Raffaello si innamorò di Margherita al primo sguardo. Se ne stava lì, dietro il vetro della finestra, tra le strade di Trastevere, precisamente in via Dorotea al Civico 20, intenta a pettinarsi i capelli. Nasce così una passione travolgente, tanto da volere la fanciulla sempre con sé. In quel momento Raffaello sta dipingendo l'affresco della Galatea all'interno della villa della Farnesina. Chiese con insistenza al committente, il banchiere Agostino Chigi, di avere con sé la sua amante, minacciando di non portare a compimento il lavoro. Margherita diventò la sua musa, l'idea ispiratrice dietro ogni suo quadro. È protagonista della Velata, della Madonna della Seggiola, della Madonna Sistina e di quella di Foligno. Il suo volto ritorna anche nella Trasfigurazione, la sua ultima opera. Il suo più celebre ritratto, conosciuto proprio come la Fornarina, non aveva un committente, ma fu realizzato da Raffaello per se stesso e conservato nel proprio studio fino alla morte, giunta un paio d'anni dopo, nel 1520. La sua amata è raffigurata in una posa classica, come una Venere pudica, ma di dolce e immediata sensualità. Nel gesto delle mani che fanno per coprirsi, in realtà si attira lo sguardo su ciò che si vorrebbe nascondere. La fornarina è adornata da un bracciale sul quale si legge chiaramente la firma elegante in oro Raffael Urbinas, chiaro segno di possesso. È da un turbante orientale che le raccoglie i capelli, come quelli che riprenderà Ingres nelle sue odalische. Tra le sete del turbante appare anche un gioiello, una perla. Le opere di Raffaello, come quelle di molti artisti dal Medioevo al Rinascimento, sono gravide di simboli. Non era inusuale inserire un piccolo particolare che in lingua latina o greca riportasse al nome del soggetto del ritratto o a una sua peculiarità. In latino, perla si dice margarita. Da qui l'idea che si trattasse proprio di Margherita Luti. Esiste una teoria secondo la quale Raffaello abbia ritratto nella fornarina la Venere celeste, l'amore che eleva gli spiriti alla ricerca della verità
attraverso l'idea sublimata della bellezza e che si distingue dall'altra Venere, quella terrestre, forza generatrice della natura che guarda la bellezza terrena e ha come fine la procreazione. Alla Fornarina si rapporterebbe in tal senso la velata, identificata come Venere terrestre, sposa e madre. Modella che potrebbe essere sempre Margherita Luti, come suggerisce la perla che torna sul capo della velata. La scienza moderna ha confermato che la Fornarina è stata lavorata in due momenti differenti, sostituendo o celando alcuni particolari, tra cui lo sfondo, che nell'ultima versione nasconde l'originale paesaggio di sfondo con un grosso cespuglio di mirto, pianta attributo di Venere e della fedeltà matrimoniale. Uno dei più interessanti misteri è l'anello scomparso e poi riapparso dalla sua mano sinistra. Anello che non compariva nelle copie antiche, probabilmente perché coperto post mortem dagli allievi di Raffaello. Forse per non porre in situazione imbarazzante la donna ritratta, che nel frattempo era diventata sua moglie. Sappiamo che a Raffaello era stata proposta in sposa una dama, Maria, nipote del potente cardinale Bernardo Dovizi, con dote proporzionata alla fama di lui, ma che egli usava la scusa degli impegni artistici per rimandare l'impegno. Raffaello morì improvvisamente il giorno del suo 37esimo compleanno, il 6 aprile 1520, dopo una febbre durata 15 giorni e causata probabilmente dai suoi eccessi amorosi. Sposati o meno, il loro fu un amore così profondo che pochi mesi dopo la sua morte, la bella Margherita decise di chiudersi in un convento. Qui fu registrata come Madama Margherita, vedova e figlia di Francesco Luti da Siena. Anche se il loro amore sembrava impossibile, anche se Raffaello stesso morì, la Fornarina vivrà per sempre. Con la sua arte, egli sfida la natura e la vince. La storia dell'arte, soprattutto nell'Ottocento, ha più volte ripreso il tema dell'amore tra Raffaello e la Fornarina. Jean-Auguste Dominique Ingres, colui che riprese il tema della dama con turbante, fu particolarmente amante del soggetto, raffigurando la coppia in almeno quattro diverse versioni. Ingres vuol celebrare l'ispirazione artistica di Raffaello nel sentimento puro suscitato dalla bellezza femminile cui la Fornarina è simbolo, un amore sincero, non nato da convenienze sociali. Rappresenta la coppia più volte, seduti ed abbracciati al centro dell'opera, presumibilmente nello studio del pittore. Lui con lo sguardo all'indietro, verso il dipinto sul cavalletto, lei verso l'osservatore, con indosso lo stesso turbante oro e blu della Fornarina. Si notano diversi elementi rinascimentali, dalle vesti dei rispettivi personaggi al paesaggio che si intravede dalla finestra. Nello studio rappresentato sono sempre presenti in penombra celebri opere dell'artista, dalla Trasfigurazione alla Madonna della Seggiola. Nel dipinto dell'artista milanese Federico Faruffini, i due giovani sono posti l'uno accanto all'altra seduti su una roccia. Raffaello tiene tra le mani una tela, mentre rivolge il suo sguardo verso Margherita, che a sua volta fissa la tela. Sullo sfondo si percepisce un paesaggio con rovine antiche e ai margini del dipinto si intravede una forma d'arco che quasi incornicia la scena.
È un dipinto che evidenzia le scelte cromatiche, in particolare nell'abito della ragazza e nel paesaggio piuttosto idilliaco. Anche Pasquale Romanelli raffigurò Raffaello e la Fornarina, questa volta in scultura. Si tratta del primo incontro tra i due, durante il quale l'artista cerca di convincere la bella ragazza a posare per lui. La cinge a sé, portando delicatamente una mano sulla spalla e la guarda teneramente. Lei lo blocca, ponendo la sua mano sulla gamba del giovane. La Fornarina appare con un seno scoperto, dettaglio che rimanda al dipinto, ed è segno di pudore e di lealtà d'animo, nonostante ciò che si potrebbe pensare. Anche la figura di Raffaello è elaborata, tenendo presente il suo autoritratto conservato alla Galleria degli Uffizi. Il gruppo scultorio è di una straordinaria finezza nelle decorazioni delle vesti, nelle espressioni e nei particolareggiati dettagli. L'amore tra il celebre pittore Urbinate e la bella fanciulla figlia di un fornaio è stato più volte fonte di ispirazioni per letterati e artisti, ed è proprio attraverso questi ultimi che il loro amore non finirà mai, perché verrà ricordato nell'arte e nella letteratura per l'eternità. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, condividilo o lascia un commento e resta connesso per i miei prossimi video.